Innanzitutto vi faccio vedere come sono cambiate le squadre, perché ci sono stati degli acquisti nuovi. Allora, Zazzone ha svincolato Deulofeu, ha preso Colombo. Il Fazzone ha preso il Deulofeu di Zazzone, che lo volevo io, però va bene. E mi sa che si è cambiato anche qualcos'altro, mi sa che si è preso Christiansen del Bologna. Io ho svincolato Terracciano e ho preso Pavard e basta. Poi volevo levarmi Ilic, ma non so chi prendere di altri. Il Marzone ha svincolato Foloruncio e si è... No, l'aveva svincolato. Ah no, ha svincolato un altro e si è preso Guendouzi. No, Selemakers ha svincolato. Si è preso Guendouzi. Poi Yoshi si voleva prendere, mi sa, Pereira dell'Udinese. Non so chi svincola, però. Infatti, chi cazzo svincola Yoshi? Zaleski, mi sa che si lura. Sì, sì, ha detto che svincola Zaleski. Zano non ha fatto niente. E Gianmarco nulla. Il cap ha levato Pogba e si è preso Kostic. Quindi queste sono le nuove squadre. Vabbè, la mia squadra diciamo che prende un rinforzo in difesa, quale Pavard, al posto di Terracciano. Quindi adesso abbiamo come difensori, diciamo, Belliciotti, Danilo, Darmian, Pavard, Posh e Rachmani. Peccato che non c'è il modificatore, però. Volevo cercare di simulare pure Sanabria, ma non so come fare. Cioè, in realtà, secondo me, che torna se Zapata si rirompe, speriamo. Io dovrei schierare la mia formazione, raga, perché giochiamo contro Zazzone a sto giro. Ah, ma la Provedel, la Lazio gioca contro la Juve. Ah, cazzarola. SOS Fanta. Dobbiamo cercare di trovare i consigli delle formazioni. Chi schierare, ecco. Allora, tutto sui portieri. Vabbè, sto giro ci va male in realtà. Ah, ecco la quarta. 5 difensori da schierare alla quarta giornata al fantacalcio, esclusi top. Beh, io chi c'ho? Vabbè, Schurz non ce l'ho, Baschirotto non ce l'ho, Christians del Bologna c'è il Fazzone, Smalling, Mario Rui. Non c'ho nessuno di questi, bro. Siamo sotto un treno. I portieri, prima fascia Meret, Rui Patricio. Seconda, vabbè, sempre terza fascia, Provedel. E Martinez? Sta fa. No, dobbiamo mettere Provedel. Scommesse da lanciare, ecco, vediamole. Portiere, Ochoa non ce l'ho. Difensore, Llorente, Buongiorno, Dodò, non ce n'ho manco uno. Jankto, Lindstrom, Doye, Vlasic, non ce li ho. Lorenten, Zola e Raspadori. Perfetto, non abbiamo nessuno, ragazzi. Siamo sotto un 3. Ma scusami, perché Carmi Special fai pure i consigli di chi schierare? Ma dove li mette? Dove li mette il mio fratello? Consigli fantacalcio, quarta giornata, indici di schierabilità. Cari amici fantacalcio. Carmi, tu devi essere veloce. Devi essere veloce, mi devi dire chi devo mettere. Ah, ma le fa partita per partita. Ah, ma è su Fantalab. Oh, ce l'ho, l'ho pagato, porco Dio. Suprema Lega di Fantacalcio devo mettere. Vediamo. Ah, eccola. Seleziona la mia squadra. Anna all'FC sono io. Ma cazzo, hit sta roba. Mi fa lui una miglior formazione. Bello. No, però vorrei fare, tipo, non c'è la strategia di, tipo, per scegliere la strategia di Carmi. Personalizza. Dove sta? Vabbè, ma qua in teoria dice quelli buoni. 3-4-3. Quindi Danilo, Darmian Rachmani come difesa, mi dice. Allora, vabbè, la difesa mi sa che la faccio veramente così. Metti Darmian, Danilo e Rachmani. La fai così, esotica. Poi dice Felipe Anderson, Ferguson. Vabbè, questi sicuro li volevo mettere. Poi mi dice Duda e Radonjic. Quindi la formazione tipo sarebbe questa. Ferguson, non avevo proprio Ferguson allora. Poi abbiamo Immobile, dice Ngonge e Kristovic. Quindi così, dice così lui. Ciurria 6.3. Dybala gioca contro l'Empoli. Infatti Dybalino va messo. Indici predefiniti dell'app. Ok. Danilo non gioca. Come no? Scusami, ma come... Scusami, se vado su Carmi Special per gli indici di schierabilità, la sub su Twitch devo fa. Ma come Danilo non gioca, raga? Dice che gioca. Ma se no andiamo a vedere gli indici di schierabilità. Se ha fatto il video, bro, è un po' più scomodo, sì, però vediamo di chi ci serve. Di Dybala mi serve l'indice. Cari amici, sta zitto. Roma-Empoli. Dybala 8.4. E qua quanto diceva? Ah, possiamo levare tranquillamente Immobile o Ngonge. Ci piazzi Dybalino. Chi è che lasciamo fuori? Posh. Verona-Bologna. Sì, vabbè, Verona-Bologna. Ma che cazzo di problemi ho, raga? Verona-Bologna. Ah, Ngonge 7.4. E Posh 7.3. Deium. Tipo Rachmani. Perché mi sa che non mi conviene proprio giocare col 3-4-3 a me. Forse mi conviene più un 3-5-2, per assurdo. Metto Immobile Dybala o Kristovic Dybala. Allora aspetta, facciamoli in ordine. Dybala, Immobile, Ngonge, Kristovic. Questi sono i miei. Quindi Kristovic 8.7, Dybala 8.4 e il terzo mi serve. Kristovic e Immobile, devo capire quanto valuta. Kristovic 6.9. Fuck. Immobile 8. Allora bisognerebbe levare Kristovic, no? Perché Ngonge era più alto, raga. 7.4.
Quindi il mio attacco dovrebbe essere così. Che attacco della Madonna. Però in realtà non è tanta roba. Al posto di Ingonjo dovevo prendere un altro semitop. Mi sono inculato con Sanabria perché era l'ultimo rimasto. Ma devo prendere uno Scamacchino, un Retegui, un Onzola, un Lukaku sarebbe stato top. Darmian contro il Milan, te fidi? Sì, Nercil proprio, bro. Ah, quindi la difesa... No, allora, l'attacco è fatto. Il portiere penso siamo tutti sicuri che dobbiamo mettere Provedel. 17 gli ha messo. Il Genoa, Martinez 4. No vabbè, Provedel in porta. La difesa, allora Danilo dobbiamo capire. Danilo 7-1. Poi che c'ho? Posch, Augello, Rachmani e Kolasinac. Ah, mi faccio la base così e poi vado a sentimento ovviamente. Quindi secondo lui il top sarebbe Rachmani, Posch e uno tra Danilo e Augello. Ho capito. O Danilo... Augello. Cazzarola. Se gioca Danilo, sì, ma non so, non si sa se gioca. Però dicono che... Ma gioca pure Gatti. Ma perché dite che gioca al posto di Gatti? Felipe Anderson 7-7. Allora, Felipe 7-7. Andiamo al centrocampo. Qua il centrocampo lo si luri un attimo, tutto quanto. Piazzi Felipe. Duda del Verona. Quanto c'ha? 6.7. Ilic 6.7. Centrocampo male, eh. Radonic 3.3. Ferguson, Ciurria. Ferguson e Ciurria. Quindi Bologna 7.1. Ferguson, Ciurria 7.5. Felipe Anderson. Poi Ciurria, Radonic, Ferguson. In teoria dovrebbe andare così. Devo solo capire qui, ma metterei Danilo in realtà al posto di Gel. Quindi Provedel, Posch, Rachmani, Danilo, Ciurria, Felipe Anderson, Radonic, Ferguson, Gonjo, Immobile, Dybala. Con Kristovic primo panchinaro. Poi ci metti in Castellanos. Ci metti poi forse Duda che gioca, Ilic. Poi qui Augello come primo e Darmian. O Kolasinac. No, Kolasinac. Vedete che segna Darmian e me lo butta al culo così? Kamada di nuovo in tribuna, ragazzi. Kamada di nuovo in tribuna. Non è che ci fa impaccire come roba. Dai, così secondo me va bene, raga. Sanabria al posto di Castellano. Ma non gioca Sanabria. Metti lo switch Danilo Augello, così in caso Danilo non sta, entra Augello. Ma non l'ho messo Ilic, porco Dio. Ma dove lo vedi? È in panchina. Poi manco è primo, c'è Duda prima. Ciquezze dice almeno in panchina. Ma non gioca tanto il derby, non entra. Conosco Pioli, raga. Che altro Zazzone chi c'ha? C'ha Lautaro, Zazzone. Mamma mia, vedi tu se mi devo prendere il gol di Lautaro, porco Dio, contro sia il derby che al Fanta. Vediamo la formazione di Zazzone, non l'ha messa ancora lui, no? Allora, lui chi c'ha? Sommer dell'Inter, che sicuro non prende gol. Baschirotto. Chi metterà? Baschirotto, Schurz, penso Bellanova. Poi chi c'ha? Baldanzi, Ederson. Cazzo, questo l'avevo doppiato io, sarei preso lui. Pulisic, Zielinski, Malinowski, Lazovic. Caputo, Colombo, Luvumbo, Martinez, Mota, Okafor. Ah... è la mia, quindi è questa. Provedel, Danilo, Rachmani, Posch, Ferguson, Radonic, Felipe Anderson, Ciurria, Dybala, Immobile, Ngonge. Fa vedere la maglia della squadra. Era qui. Ora la faccio vedere. La maglia ufficiale dell'Anal FC. La vera maglia ufficiale che abbiamo creato insieme in live. Sarebbe durante Inter Milan? No. Derby si guarda fuori da tutti, senza farsi vedere. Derby è una cosa seria, ragazzi. Dobbiamo perdere l'ennesimo derby della storia.